Allora, sono con Carlo Brandini Dini perché in questi giorni è tornato purtroppo il terremoto in Abruzzo e quindi è stato anche percepito da noi fino alla città di Castello. Per dirvi che Carlo Brandini Dini è un esperto di terremoti, perché avendo questo diciamo delirio tremens degli anziani già è abituato a... No? Te mica lo senti il terremoto? Ma di che parla? Ha bevuto? No, perché, voglio dire, no, un po' dimmi con che la fai colazione, che io dopo te... No, io voglio dire... Cioè te cappuccino niente. Al di là dei problemi personali, sì. Cosa deve fare uno in caso di terremoto? Ti prende il terremoto in casa, che deve fare? Deve star lì, toccasse, che non capiti a lui, e stare ad aspettare Nel caso che avvenga, dove ti devi buttare? Ma che avvenga, ma io tutti, va via tutti, ma che avvenga, quando avviene deve avere fortuna, no, e basta. Devi, Madonna, che deve fare? Devi andare sotto la tavola, lo sai, no? Ma che sotto la tavola che? Sotto il letto? Sotto ma il letto. Te sei abituato con le spose. Sì, quello sì. In caso che rientri il marito. Sì. Io parlavo del matrimonio. Sì, così ci sto qualche settimana sotto il letto. Del terremoto. Sì. Sotto il letto se torna il marito. Sì. Sotto il tavolo se c'è il terremoto. Ah, ecco. Mai fare le scale, capito? Ah, ecco. Mai. Devi scendere dalla grondaia. No, dal letto, dalla camera, butti sotto. E butti sotto. E non succede niente. Ti sembra di avere dato un servizio di utilità? Sì, ora sono tutti, Arezzo, Polverizza, Savo, ma tutti. Ma sei commosso, perché te la chiamerò. Mi viene da piangere, pensare al terremoto. Va bene, buongiorno. Buona giornata, signora, buongiorno. Sei contento oggi? L'aver fatto hai reso. Ma di che? Ti hai fatto un troiaio con Mazzoli. Hai reso un servizio alla popolazione. Ora sanno che se c'è il terremoto devi toccare i coglioni. L'unica cosa da fare. Speriamo, va bene? Speriamo che venga. Sei così. Ciao Carlo, grazie. Buona giornata.